vino, ma anche il modo molto alto di pressarci. Però il secondo tempo abbiamo gestito molto bene la partita, siamo stati noi in gioco, siamo stati sempre nella loro metà campo, e quindi Luca Ranieri ha fatto un grande gol, un risultato importante, quindi il pubblico di altissimo livello per quasi 34.000, quindi ringraziamo a tutti che hanno sostenuto questa sera la Fiorentina, ma soprattutto che sostengono sempre la Fiorentina, quindi grazie a loro, e stasera una grande, grande serata. Direttore, è un pubblico che sicuramente con questa classifica sta sognando, è in grande. Ma sai, partita per partita, ovviamente sognare è importante, fa parte della nostra vita, però andiamo partita per partita. Voglio ricordare che nella storia della Fiorentina quest'anno solare è un anno record, perché ci sono 109 gol fatti in quest'anno e 33 vittorie. Mai nella storia della Fiorentina abbiamo avuto questo record, e quindi siamo super felici, e quindi si sentono dire tanti acquisti, tanti giocatori, mercato eccetera eccetera. Noi siamo contenti e ringraziamo i nostri giocatori, il mister, tutto lo staff per il lavoro che stanno facendo, quindi siamo super fiduciosi per il futuro, e poi se c'è da intervenire si può intervenire. Allora, dato che è qui presente ai nostri microfoni, approfittiamo anche della sua presenza per tenerla ancora magari un po' di più e parlare proprio, no, dell'annata, no? Perché una Fiorentina che, se torniamo di qualche mese indietro e parliamo di 2023, beh, è stata eccezionale, no? È arrivata alle due finali, forse è mancata solo la vittoria, se non una, se non di tutte e due, ma almeno la vittoria di una di queste due finali, sicuramente è stata una bella stagione, una bella annata. Sì, guarda, come annata sappiamo che una o due vittorie cambiava la storia e il percorso di questa Fiorentina. Però io voglio prendere questa opportunità di soprattutto ringraziare Rocco, Catherine, Giuseppe e Marissa, la famiglia Comiso e anche tutti i nostri colleghi della Mediacam per avere fiducia nel nostro lavoro, per tutti gli investimenti che la famiglia fa verso la Fiorentina, e quindi questa è una cosa molto importante. Voglio prendere l'opportunità con tutti i nostri tifosi, ringraziarli. So che lui ci ascolta sempre da New York, tutta la famiglia ci ascolta, e quindi questo è un punto importante. Poi quest'anno è stato un anno molto bello, perché abbiamo inaugurato il Viola Park. Voglio precisare che in Italia ci sono stati due interventi, uno il Ponte Morandi a Genova, il secondo il Viola Park. Ma perché dico questo? Perché sono tempi record per cui in Italia, uno fatto dai soldi del governo, l'altro fatto con i soldi di Rocco Commisso, e quindi un intervento privato con dei tempi record. Quindi si può lavorare abbastanza bene, bisogna credere e bisogna trovare il comune che ti aiuta a arrivare a quei sogni. Esatto, quindi diciamo che le dico, quando si vuole, diciamo che si può riuscire, no? Forse in delle opere importanti. Sì, direi di sì. Direi il Viola Park ne è la risposta. Sì, il Viola Park è la risposta, quindi la casa della Fiorentina, è un centro sportivo, direi uno dei più belli del mondo, uno dei più grandi del mondo, un'opera molto importante, e quindi lì voglio prendere l'opportunità per ringraziare il sindaco di Bagnaripoli, Francesco Casini, per la sua visione, per la sua, il suo modo di fare, il suo modo di credere, i suoi tempi, e quindi questo è importante che lui viene ringraziato da tutta la parte della Fiorentina, ma anche di tutto il popolo viola. Diciamo che il 12 luglio è iniziata una nuova era per la Fiorentina con il Viola Park, e voi naturalmente vi siete naturalmente anche battuti poi per far entrare i tifosi dentro fortemente. Sì, guarda, non è stato un momento facile, no? per l'apertura del Viola Park. Ci sono state tante complicazioni, ci abbiamo lavorato, siamo stati molto diretti su questa vicenda. E poi ci siamo arrivati, l'11 di ottobre era un momento di gloria, un momento di festeggiare, infatti siamo super contenti dell'evento, soprattutto delle persone presenti, e quindi io dico sempre che lo sport italiano quel giorno lì ha vinto tramite
la Fiorentina e la città di Firenze, perché quando tu hai una delegazione della FIFA, il presidente dell'UEFA, il ministro dello sport, il presidente Gravina presenti all'evento, è un grandissimo significato, e quindi lì lo sport italiano ha vinto tramite la Fiorentina e la città di Firenze. Eravamo presenti e ci siamo anche molto emozionati. Quell'11 ottobre 2023 avete portato appunto Firenze nel mondo attraverso il Viola Park. Sì, dai, era un evento particolare, speciale, soprattutto siamo super felici e ringrazio Rocco per la sua idea e il suo investimento su Viola Park. Anche la nuova stagione naturalmente fa sognare, perché i punti sono più di quelli della scorsa stagione, siamo ai quarti di Coppa Italia e la Fiorentina in Europa è arrivata come prima nel girone F di Conference, insomma niente male. Dai, niente male, siamo ancora in tutte le nostre competizioni, questo è un dato importante, abbiamo un inizio anno con tante partite, quindi bisogna giocare il campionato, bisogna andare in Arabia Saudita a giocare la partita il 18 contro il Napoli, e ovviamente dare il massimo per vincere quella partita per giocare la finale, e poi ovviamente abbiamo la Conference League, abbiamo la Coppa Italia, quindi direi abbastanza bene, siamo felici per tutti i ragazzi, per il mister, ma soprattutto a ringraziare la tifoseria, tutto il popolo viola che attorno alla squadra, che crede, e soprattutto oggi la curva chiedendo a tutti i tifosi di essere accanto alla squadra, li voglio ringraziare per questo grandissimo e affettuoso messaggio. A proposito di tifosi, apro un tema importante, lo Stadio Franchi, le chiedo cosa sta succedendo e cosa si augura alla Fiorentina. Ma lo Stadio Franchi, ho ricevuto ieri una telefonata al comune dicendo che avevano assegnato i lavori alla ditta, quindi la realtà è che la Fiorentina deve trovare un posto fuori da Firenze per giocare, e quindi questa è una mancanza di rispetto verso la tifoseria, verso la città di Firenze e soprattutto la Fiorentina. Ma perché dico questo? Perché abbiamo sempre chiesto di giocare qui al Franchi, e quindi di assegnare oggi lavori e costringere e affogare la Fiorentina per giocare fuori non è una bella cosa, e quindi siamo molto arrabbiati, siamo amareggiati, è importante che il popolo viola prenda questo messaggio, perché giocare fuori da Firenze sarà molto molto difficile sulla parte sportiva, sulla parte soprattutto dei tifosi e soprattutto la parte di investimento sul futuro della Fiorentina, quindi la parte finanziaria dalla parte della proprietà di Rocco e la sua famiglia sarà un momento molto difficile. Poi oggi non sappiamo ancora i tempi e questo non va bene, siamo molto molto amareggiati, come ho detto prima è uno schiaffo a tutto il popolo viola. È un Rocco Commisso, il presidente, che ha scritto, no, anche ai tifosi la sua preoccupazione in merito a questo argomento con lo stadio. Sì, ma è un po' di tempo che diciamo che siamo preoccupati su questa situazione, quindi il presidente l'ha scritto ai tifosi durante il messaggio di Natale, io lo sto dicendo ora pubblicamente e quindi vediamo se il popolo viola si attiva per dare un messaggio al comune, perché non ci vuole ascoltare su questa situazione dello stadio dell'Artemio Franchi, quindi vediamo. E chiaramente i tifosi si chiedono dove andrà a giocare la Fiorentina. La Fiorentina oggi è reale, la Fiorentina non giocherà a Firenze, perché il comune ha costringe la Fiorentina di giocare fuori, quindi la realtà è che la Fiorentina va a giocare o a Modena o a Cesena o anche un altro posto. Insomma, è un argomento abbastanza importante. Direi chiudo lasciandolo andare. So che aveva a cuore un messaggio per i tifosi per la fine anno, e gli auguri anche da parte del presidente Rocco Commisso e della famiglia Commisso, la moglie Catherine. Sì, dalla parte di Rocco, Catherine, tutta la sua famiglia, il mondo della Mediacom, a parte mia, tutti i dipendenti della Fiorentina, vogliamo fare un grande abbraccio a tutto il popolo viola, a tutta la città di Firenze,
e auguri di buon anno a tutti. Un abbraccio.